Ciao a tutti i poracci, come va? Recentemente mi è stato chiesto se Xenoblade Chronicles fosse una valida alternativa a Breath of the Wild e mi sono reso conto che tantissimi utenti, dopo aver giocato l'ultimo capitolo di The Legend of Zelda, si sono ritrovati in una sorta di crisi di astinenza. La brutta notizia è che non solo Xenoblade non c'entra nulla con Zelda, ma in più lo stesso Breath of the Wild è proprio un capitolo a parte rispetto alle altre avventure di Link. Nell'attesa di scoprire qualcosa in più su Breath of the Wild 2, ho pensato che fosse il caso di consigliare qualche alternativa a Zelda, giochi in grado di riprendere le meccaniche classiche dell'action adventure allontanandole dal territorio familiare di Hyrule. Questi quindi sono 5 titoli ispirati a The Legend of Zelda su Switch che secondo me vale la pena provare. Se il video vi piace mi raccomando lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche. Iniziamo! Il primo titolo è Blossom Tales, un action adventure palesemente ispirato a The Legend of Zelda: A Link to the Past. Tanto nel gameplay quanto nella grafica, il gioco omaggia il capolavoro uscito su Super Nintendo, risultando in più di un'occasione eccessivamente derivativo. L'unica meccanica totalmente nuova è rappresentata dal fatto che il gioco è impostato come un racconto e non come un'esperienza in prima persona. Un anziano signore infatti si ritrova a raccontare alle sue due nipoti delle avventure di Lily, eroina impegnata nel salvare il regno dal malvagio Crocus. Spesso ci sarà chiesto di ricostruire i pezzi della storia narrata e in base alle nostre scelte cambieremo piccoli dettagli, come ad esempio i nemici che ci ritroveremo di fronte. Per il resto la formula è quella consolidata, ci sono 4 dungeon principali e numerose side quest da portare a compimento che vi costringeranno a esplorare in lungo e largo la mappa di gioco. Sicuramente un omaggio che non rivoluziona il genere, ma nella sua compattezza può essere un'ottima distrazione per i più nostalgici. Uscito originariamente sul mercato mobile, Oceanhorn è un altro titolo che prende a piene mani dalla saga di The Legend of Zelda. Il setting marinaresco potrebbe ricordare The Wind Waker, ma la visuale isometrica lo avvicina tremendamente a uno stile più classico, come ad esempio a quello del remake di Link's Awakening. Anche qui siamo quasi al limite del plagio per quanto riguarda gameplay e impostazioni generali del gioco, e c'è veramente poco da aggiungere rispetto ai classici della saga. È presente però un sistema di progressione con punti esperienza mutuato direttamente dai GDR e anche il motore grafico completamente in 3D, sebbene la telecamera non sia regolabile a piacimento, è una piacevole aggiunta. Insieme alla presenza del doppiaggio in inglese, a sorprendere insomma è il pacchetto completo, soprattutto se si pensa alle sue umili origini su cellulare e un prezzo relativamente contenuto di 14,99€. Comunque, se avete paura che la poca originalità possa rappresentare un difetto troppo importante per godersi Oceanhorn, vi consiglio di provare la demo gratuita presente sull'eShop. E ora l'ultimo titolo ispirato ai classici Zelda in 2D, Itoldew 2 Plus. Questo poracci è un piccolo capolavoro che, a differenza dei due titoli precedenti, riesce a prendere delle formule consolidate e le rielabora in un contenitore carismatico e dalla forte personalità. Aspettatevi un'avventura in cel shading ricca di humor, ma anche tantissimi puzzle e altrettanti combattimenti, forse troppi. Itoldew 2 presenta una struttura aperta, nel senso che gli 8 dungeon potranno essere affrontati a piacimento, senza seguire necessariamente l'ordine suggerito. Di sicuro non è un titolo dalla longevità infinita, ma non soffre di momenti morti o quest tediose. Dall'inizio alla fine, Itoldew 2 è super frenetico e divertente. Sull'eShop è presente anche il primo capitolo, ma potete tranquillamente iniziare dal secondo. La trama del predecessore viene riassunta nelle poche battute introduttive e in tutto e per tutto, Itoldew 2 è un gioco migliore che perfeziona un impianto ludico che di sicuro aveva bisogno di più di un aggiustamento. Passiamo ora alle 3 dimensioni. Parto subito col consigliarvi Darksiders Warmastered Edition, remastered del gioco uscito originariamente su PS3 e Xbox 360. Questo primo capitolo della trilogia recentemente conclusasi, secondo me è il migliore e mette i giocatori nei panni di uno dei 4 cavalieri dell'Apocalisse, Guerra, durante quello che sembra essere il confronto definitivo tra Inferno e Paradiso. I toni maturi del gioco sono mitigati da un'estetica ispirata fortemente ai comic book americani, e sebbene la storia non sia di sicuro il
punto focale della produzione, risulta piacevole avere un setting che si discosti dal classico fantasy dell'action adventure. Dove eccelle veramente Darksiders è nel gameplay, che vede la perfetta fusione tra l'esplorazione e il puzzle solving di Zelda e il combattimento hack and slash dei primi God of War. I vari impianti di gioco si sposano alla perfezione, senza appesantire troppo le meccaniche, e il risultato finale è un gioco piacevole, longevo e tremendamente divertente, senza risultare eccessivamente derivativo. L'unico difetto, se proprio vogliamo, oltre al costo non proprio contenuto, soprattutto se messo in relazione alle conversioni per le altre console, è che la storia termina con un bel cliffhanger che vi lascerà parecchio appesi, quasi costringendovi a recuperare i suoi seguiti. Finiamo la lista con uno dei migliori Zelda-like in assoluto, se non addirittura uno dei miei giochi preferiti di tutti i tempi, Okami. Arrivato su Switch in una versione remastered in HD, il gioco uscì originariamente su PS2 nel 2006, recando la firma di Clover Studios, defunto team dalle cui ceneri si originò Platinum Games. Il leggendario game designer Hideki Kamiya riuscì a confezionare a tutti gli effetti quello che potremmo considerare il rivale di Twilight Princess. I due giochi uscirono quasi in contemporanea su due console antagoniste e c'erano parecchi punti di contatto tra i due titoli. Se il gameplay di Twilight Princess si concentrava sulla possibilità di trasformare Link in lupo, Okami prendeva come protagonista Amaterasu, la dea shintoista del sole, che assumeva la forma proprio di un lupo. Imbevuta di folklore giapponese, l'avventura pubblicata da Capcom presentava un uso incredibile del cel shading, tutt'oggi ancora sorprendente, che rendeva Okami una sorta di quadro in movimento. Il gioco prende tutti gli archetipi degli Zelda pre-Breath of the Wild e li unisce in un contenitore vastissimo che impegnerà il giocatore per circa 60 ore di gioco. Il compito di Amaterasu, quello di salvare l'antico Giappone feudale dall'oscurità, è una vera e propria epopea nei miti e nella tradizione del paese del Sol Levante, e se siete degli appassionati del genere non dovreste lasciarvelo sfuggire per alcun motivo. Tra l'altro, una delle meccaniche più interessanti è quella del pennello celestiale, uno strumento divino che ci permetterà di modificare l'area di gioco, ma anche di attaccare i nemici tramite dei disegni su tela da fare in tempo reale. E questa è solo una piccola parte dell'identità di Okami, un titolo che nonostante i suoi 15 anni alle spalle, risulta ancora oggi godibilissimo. Tra l'altro su eShop è spesso in sconto e fossi in voi ne approfitterei. E questi poracci erano i miei consigli per placare la vostra sete di Zelda classici. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi giochi e come al solito lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando le porotifiche in modo da essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Michele, classicamente clone, ciao!